Allora, vi faccio un piccolo quiz, una domanda velocissima. Se siete giapponesi non potete rispondere perché parliamo appunto di Giappone. Se io vi dico sashi, che cosa vi viene in mente? Che cosa vuol dire sashi? A, cancello. B, spinta erogeno. C, grasso. Beh, esatto, grasso è la risposta giusta, ma sembrava anche abbastanza ovvio, anche perché non faccio né video sugli spinta erogeni né video sui cancelli. Quindi, oggi utilizziamo che cosa? Cosa cuciniamo? Una bella fiorentina di sashi, che ha delle caratteristiche specifiche. Andiamo a vederla al BBQ Lab in compagnia di Andrea e poi ce la sbaffiamo completamente. Vedete che Andrea sta inserendo del pellet dentro la tramoggia del Louisiana che utilizzeremo per farci la nostra sashi. Allora, sta gestendo alla grande il sacchettone. Non è il sacchettone che sta gestendo lui. Ecco, allora, ecco. Due parole sul pellet, poi parliamo del dispositivo. Oggi useremo Competition Blend. Melange. Un mix di acero, aicori e un tocco di ciliegia. Quindi abbiamo colore, potenza calorifera, aroma, abbiamo tutto nel pellet. Vediamo se sarà all'altezza della bistecca che cucineremo oggi. Speriamo. Perché ho scelto Louisiana Grill per questa bistecca? Perché non l'avevamo ancora provato. Allora, per due motivi. Uno, perché io sono un fan del pellet, se non si era capito. Due, perché Louisiana Grill nasce da Joe Traeger. Joe Traeger è stato l'inventore dei Traeger, quindi è stato l'inventore del barbecue a pellet. Andato via da Traeger, ha creato questo brand con delle caratteristiche molto interessanti, ovvero... ecco, il funzionamento è come tutti i barbecue a pellet: imposto la temperatura in maniera digitale, lui me la mantiene. C'è una funzione molto interessante che è la funzione Prime, che permette di inserire più pellet in camera di combustione, ovvero io ho aperto il coperchio, quindi la temperatura è automaticamente scesa, schiacciando Prime mi va a inserire più pellet in camera di cottura. L'altra caratteristica, ecco, qui siamo in fase di accensione, l'uscita dei fumi, come vedete, non è laterale ma è posteriore, quindi si forma il solito la solito giro dell'aria all'interno della camera di cottura per riuscire poi a trasferire meglio fumo, calore, aroma alla pietanza. La vera caratteristica qual è? Questo dispositivo qua, come vedete, il deflettore si ha la possibilità di chiuderlo o aprirlo per avere la cottura diretta in un barbecue a pellet. Quindi noi qui abbiamo la fiamma, noi qui andremo a cucinare la nostra sashi. Come la affrontiamo? L'affronteremo con un reverse searing o metodo Finney. Abbiamo impostato 80 gradi in modo che in questa fase il pellet con la mezza combustione trasferirà aroma, fumo, scalderà piano piano la bistecca, farà ammorbidire il grasso e lo faremo nella parte di cottura indiretta. Una volta arrivati a temperatura noi andremo ad aprire il nostro deflettore, manderemo al massimo della temperatura, che in questo caso sono 315 gradi, scaldiamo bene le griglie, 30 secondi per lato, e dovremmo avere una bistecca perfettamente cotta al centro, di un bel colore omogeneo con un minimo di crosticina croccante. Giusto per non far arrabbiare le persone, parliamo di economics, un po' perché parliamo di prezzi, facciamo arrabbiare, un po' perché lo diciamo in inglese. Esatto. Allora, abbiamo tre fasce di modelli: LG700, LG900 e LG1100. Questo che vedete qua è la taglia centrale, che è il 900. Andiamo dai 999 arrivare attorno ai 1200. Quindi, per essere un pellet, a mio avviso si mette in un buon range di prezzo. È quel barbecue, perché scegliere un Louisiana rispetto che altri? Avete un barbecue solo, le vostre cotture sono quasi più bistecche che non American barbecue. Volete buttarvi in questo mondo? Lo vedo un buon compromesso tra chi fa American barbecue ma chi non vuole rinunciare a farsi delle belle bistecche molto molto alte. Ecco qui la nostra fiorentina da 1,5 kg. Nata a Finlandia, allevata a Finlandia, macellata a Finlandia, mangiata in Italia invece. Almeno si spera, giusto? Esatto. Ecco. Allora, l'apriamo? E dai. Come sempre arriva da fiorentineria.com, per cui se volete andatevela a vedere. Dovrebbe avere un gusto molto particolare. Dovrebbe essere burrosa, vedete le infiltrazioni di grasso. Facciamo colare e poi ovviamente andiamo a lavorarla, a tamponarla, tutto quello che serve per... Esatto. Beh, bella,
mi sembra bella. Marezzatura. C'è della buona, c'è della buona infiltrazione. Infiltration, dai. Tanta robation. Vedete che Andrea sta tamponando per togliere la condensa che si è creata. D'altronde, essendo estate, sì, è un'estate un po' anomala, perché non è che faccia caldissimissimo, sta da Dio. È la camicia dell'inverno, è tanta roba. Guarda che devi sapere che mi scrivono. Ma sì, ma mi scrivono tantissime follower, donne, sì, per... Ecco, diglielo tu direttamente. C'è la fila qui fuori, tra l'altro, attenzione che... Okay. Ma che gli fai alle donne, Andrea? Vabbè. Ok, la carne. Rub, semplice, Texas steak, l'abbiamo già usato più di una volta, sale, pepe, aglio. Non voglio contaminare troppo, ma voglio comunque esaltare il sapore. Allora, vado a prendere un goccino d'olio. Goccino d'olio. E via. Ok. Perché affrontiamo il metodo di cottura o fine New York, cottura indiretta, più indiretta, chiamiamolo come vogliamo. L'obiettivo è far ammorbidire e far sciogliere tutta questa parte di questo grasso, in modo che va a intenerire la carne, e azzerare il mouse ring. Ecco, ci mancava un altro termine inglese, oh. Sarebbe semplicemente quando cuocete una bistecca, se avete in mente quella fascia che va da crosticina mogano, scuro, grigio, tendente al rosa, rosso interno. Facendo così noi azzeriamo questa cosa, avremo la bistecca tendenzialmente al grado di cottura che volete, rosa se la volete media, rossa se la volete al sangue. E cioè, mi raccomando, non stracuocerla. No, vediamo di fare meglio di Alessandro. Vabbè, non ci vorrà molto. Come si dice? Scusa, stavi dicendo. Esatto, quindi noi avremo al taglio questa bistecca con un filino di crosticina e molto omogeneo il colore. Questo è l'obiettivo, si vedrà poi il risultato finale. Ok, hai preso il goccino d'olio. Esatto, andiamo a... Mettiamo anche un filo d'olio e un filo di rub. Senti, hai una preferenza sull'olio? Non parlo certamente di marca, parlo di tipo... Cioè, allora, extravergine d'oliva, olio d'oliva. Anche se trovate un buon olio di semi, uh-huh. L'olio di semi ha un punto di fumo più alto. Certo. Questo va a massimizzare la crosticina, risultato della crosticina. Allora, andiamo a mettere il nostro rub. Bene sul grasso che insaporisce. Ok. Andiamo a farlo aderire bene, lo strofiniamo un po' così che la frizione fa scaldare le spezie, fa... Importante l'osso da prendere. L'osso è importante, replichiamo anche dall'altra parte e poi andiamo oltre. Andrò ovviamente qui, cuore a 45, non di più. Esatto, no, scherzi a parte. Allora, mi sembra che la togliamo a 30. Ecco, 30. La mettiamo e poi la togliamo subito. Più crudo è, più funziona. Esatto, no. Una bistecca amarezzata è molto importante, secondo il mio gusto. L'obiettivo è far intenerire e far sciogliere il grasso. Se io mangio una bistecca così, come siamo abituati a 45-46, quindi al sangue, fa sì che alla masticazione, al gusto, non è piacevole. L'obiettivo è farlo sciogliere per avere in bocca un boccone particolarmente succulento. Quindi la si porta a una cottura tendente al medio. In questo caso noi la porteremo a bassa temperatura fino a 50 gradi, 50-52, poi vediamo. Per poi passare a cottura diretta per arrivare a una temperatura finale tra riposo e tutto attorno ai 55. Quindi avremo una bistecca tendenzialmente al rosa come colore, ma con un gusto e una morbidezza eccezionale. Ovviamente perché partiamo da una materia prima che si presta a questo tipo di cotture, quindi con una buona amarezzatura, frollatura e quant'altro. Non tutte le bistecche vanno bene, quindi ogni bistecca a mio avviso... alla sua temperatura target. Andiamo a prendere magari bistecche ultra amarezzate come possono essere i wagyu giapponesi o quant'altro, lì ci si spinge quasi ancora 58-60, cioè più si fa sciogliere quel grasso più l'esperienza al palato sarà incredibile. Qui non ve l'ho detto io prima, frollatura 40-45 giorni. Top. Va bene, mi tocca anche aprire in Louisiana. In questo caso non è necessario oliare la griglia perché lavoriamo a temperatura bassa. Non usiamo il meter, usiamo
il termometro, esatto, di Louisiana con la sua sondona. Vedete che Andrea sta impostando la temperatura target. Allora andiamo a 48, perché essendo una bistecca importante di una buona altezza, quindi di uno spessore importante, la fase di searing per portarla a quei famosi 55 che vogliamo andare a cercare ci richiederà qualche minuto, quindi impostando così abbiamo più margine per poter lavorare sulla crosticina. Quanto siamo adesso? Adesso siamo a 6 gradi. Perfetto, lasciamo andare. Allora siamo arrivati a 33 gradi, vediamo come si presenta. Ecco, vedete come sta prendendo piano piano colore, guardate già il grasso come sta trasudando e iniziando piano piano ad ammorbidirsi. Che bello che è. Spettacolo. Eccoci Andre. Ok, è il momento di passare a cottura diretta. Come vedete la carne ha preso un bellissimo colore. Che colore che ha, ragazzi, no? Che bella. Il grasso vedete che si è ammorbidito. Adesso facciamo un'operazione molto semplice. Pesante ma semplice. Andiamo ad aprire il nostro deflettore, andiamo a incrementare la nostra temperatura. Al massimo della temperatura, ecco qua, 3,16. Chiudiamo. Ok, quando intanto che alziamo la temperatura togliamo la bistecca dal barbecue in modo che l'asciughiamo, magari gli diamo un goccino d'olio per aumentare la maillard. Ok, siamo pronti per la fase di cottura diretta della nostra fiorentina live dalla Finlandia Sashi. Chiudiamo e via. Quanto la lasciamo lavorare? Un minutino per lato. Perché in realtà è cotta. Esatto, è solo da creare, serve solo per creare la crosticina questa fase. In inglese? Il? Osti. Noi l'abbiamo girato ovviamente dall'altra parte per fare un minutino anche di qua. E guardate qui com'è venuta la nostra sashi, che adesso scaloppiamo. Esatto. Meraviglia. Ammazza col coltellone, sull'osso. Segue l'osso, Andrea ovviamente, con un coltello che è grande come il Michigan. Ma lui maneggia queste dimensioni ormai da una vita. Scotta. Non l'avrei mai detto, tra l'altro. Allora, aspetta che... Eccoci qua. Visto che giustamente criticate sempre come taglio e come scaloppo, almeno Andre ci fa vedere che si fa così. E vedete il grado di cottura. Lo stacco è quasi netto. Sì, è vero. La reverse ci ha aiutato. Allora. Guardate, è bello. E guardate come il grasso si è lasciato andare, come dicevamo. Allora, procede al taglio. Prego. Brucia. È un gusto molto elegante, nel senso che non invade, non copre neanche la carne, il rub che abbiamo messo, diciamo tutto il mix di spezie. E in generale è molto vellutato grazie anche al pellet che abbiamo utilizzato. Una dentro Louisiana. Delicatissima di affumicatura, che non è invadente. Sì, che però non uccide, la carne, no. Senti bene. Quindi ragazzi, adesso continuiamo a scalopparla. E poi ce l'andiamo a mangiare e poi naturalmente tutte le valutazioni finali. Sashi mi ha intrigato tantissimo. Fiorentineria.com ha dato un bel taglio e devo dire che tutto quel grasso è riuscito a sciogliersi in una cottura media che mi ha intrigato veramente veramente tanto. Intanto qui, come sempre, Fast and Furious, non ce lo facciamo mai mancare. Naturalmente, se avete bisogno di più informazioni su Louisiana, scrivete ad Andrea direttamente www.bbqla.it e
BB Club 1984 su tutti i social. Quindi se volete provare a vedere la Sashi andate direttamente su fiorentinale.com. Noi invece ci vediamo come sempre qui, come sempre presto, per cui sapete benissimo tutti i contatti, ma ve li racconto lo stesso: luca@bbcool.it per le domande, diana@bbcool per le informazioni commerciali, il Bordons e BB Cooler via Direct su Instagram per tutte le immagini delle vostre grigliate. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima.